grazie di essere qui, siamo tutti felici e contenti di avervi. Stasera mi hanno incaricato all'ultimo momento, mi tirano sempre questi scherzi i miei compagni di avventura, mi hanno incaricato di presentare la lista, sostituendo la bravissima Mara Bloisi, spero di essere alla sua questa sera, farò del mio meglio. Allora, devo illustrare brevemente come si è arrivati alla composizione di questa lista, come nasce questa lista. Innanzitutto, questa lista è una lista civica, ci tengo a sottolineare che si fonda e si basa proprio sui valori del civismo. Grazie. È una lista che parte dal basso, altro tema importante da sottolineare, nel senso che non ci sono stati candidati o sindaci autoproclamatisi, ma è tutto nato dal basso, da un confronto anche a volte acceso, con toni più forti, come è giusto che sia, ma sempre con il rispetto di tutti i candidati e di tutti coloro che partecipavano a questo tavolo di confronto. C'è chi è anche arrivato, diciamo, in un secondo tempo, come il sottoscritto e qualche altro amico che poi si è avvicinato insieme a me a questa compagine. Questo gruppo è un gruppo di persone, diciamo, era un gruppo molto molto coeso, molto forte, e da questo gruppo si sono anche staccate delle personalità importanti che avevano dato un grande contributo e che comunque speriamo di avere al nostro fianco durante questa campagna elettorale. Persone valide della cui esperienza e delle cui capacità non possiamo permetterci il lusso di perderle. Quindi il mio invito è rivolto a coloro che facevano parte di questa compagine e che poi, anche per motivi validi, hanno intrapreso altre strade. E quindi dicevo, una lista nella quale tutti erano pronti a fare un passo indietro, tanti potevano essere i candidati a sindaco, c'erano personalità di tutto rispetto, io non ero tra quelli, e c'era Biagio Velardi, Biagio Limongi, Elena Schettini, adesso non vorrei offendere qualcuno e non ricordarli tutti, ma tutte persone che sicuramente potevano rivestire questo ruolo. E alla fine, dopo un confronto ponderato, si è decisi di scegliere la persona che in questo momento storico, dopo questi 5 anni di disastri fatti dall'amministrazione Stoppelli, la persona che poteva dare più garanzie, più ponderazione. E così da questo confronto è venuto fuori il nome dell'architetto Franco Ambrosio. Penso che non occorrano presentazioni, lo conosciamo tutti, architetto, persona seria, onesta, affidabile, come tutti quelli che compongono questa lista. E proprio sulla serietà e sull'affidabilità di queste persone chiedo che tutti voi facciate una valutazione. Come ho detto ieri al Porto, ciò che mi fa più piacere è che tutti i componenti di questa lista sanno ancora quale valore dare a una stretta di mano o alla parola data, cosa di cui in questi 5 anni ci siamo letteralmente dimenticati. E allora si è arrivata alla composizione della lista in un momento difficile per Maratea, è un dato oggettivo, basta guardarsi intorno, basta fare un giro per le frazioni e vediamo in che stato è ridotto il paese. È inutile, è un dato oggettivo, non possiamo nasconderlo, è inutile continuare a mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. È il momento quindi di reagire ed è il momento di dare una svolta. Anch'io avevo, diciamo, non avevo più intenzione di fare questa esperienza dopo 5 anni fa, quando Maratea ha scelto di credere alle favole, però mi sono detto che è giusto dare il contributo
È giusto esserci, metterci la faccia ancora una volta e provare a dare una mano al nostro architetto. Detto questo, non voglio tediarvi oltre, ma voglio presentarvi i candidati, coloro che fanno parte di questa squadra. Vado in ordine alfabetico. Abbiamo Mara Bloisi. Una donna bravissima, brillante, fa parte dell'associazionismo e vabbè, poi avrà modo durante questo cammino di illustrare tutte le sue attività. Giovanni Fulco, anche lui conosciuto, ha una bellissima attività a Castrocucco dalla quale tutti dovrebbero prendere esempio per come è tenuta e per come dà lustro alla nostra Maratea. E lui con me si è unito in un secondo tempo a questo gruppo e a questa compagine. Biagio Glosa, che credo sia andato via perché credo fosse di guardia medica, è il nostro dottore, lo salutiamo e lo aspettiamo al prossimo comizio. Biagio Limongi, il nostro professore, un pilastro della scuola, un vero pilastro della scuola, da applaudire per quello che fa, per la stima soprattutto che i ragazzi hanno di lui, e questo ci fa capire che tipo di persona è. Mariano Limongi, eccolo lì, d'acqua fredda, ha avuto questa triste esperienza con l'amministrazione Stoppelli e noi ci siamo poi ritrovati in questo cammino, soprattutto quando ci siamo resi conto che eravamo persone oneste, persone vere, forse quello che io gli dicevo poi hanno scoperto che era vero e quindi ci siamo ritrovati a percorrere un cammino insieme, adesso lo riprendiamo. Mariano attivissimo, vabbè, su Acqua Fredda, su tutti i temi, è stato sempre presente. Al sesto posto ci sono io. Al settimo posto c'è Luca Marotta, geometra. Geometra validissimo, un ragazzo serio che si affaccia per la prima volta ad una competizione elettorale. Ma sicuramente non manca di esperienza anche dal punto di vista politico, perché ha sempre seguito le vicende politiche di Maratea, ha avuto un grande ruolo nel comitato Mobasta, che diciamo ha sopperito o almeno ha provato a sopperire alle carenze di Stoppelli su quella che è stata la vicenda della SS18 e anche della strada panoramica, perché dobbiamo dire stanno facendo un grande lavoro anche su questo aspetto. Al numero 8 abbiamo Giuseppe Paletta, altra new entry, diciamo, nuovo a questa esperienza politica, un ragazzo bravissimo, un lavoratore genuino, come persone come piacciono a noi, genuine, come lui, vero? E vabbè, ha una ditta ormai affermatissima di pulizia, di verde, cosa che servirebbe a Maratea. Infatti io gli ho detto che qualora dovessimo risultare i vincitori, gli toccherà lavorare gratis per molti anni. Al numero 9 abbiamo la professoressa Concetta Polisciano, detta Tina. Lo devo dire, diciamo, la persona più esperta, posso dire così, professoressa, la persona più esperta di tutte diciamo queste quattro liste, quindi vabbè, la professoressa è impegnata su svariati fronti, quello più importante sicuramente è quello del centro culturale e io devo dire grazie alla professoressa per quello che fa, perché non so quanti altri avrebbero fatto quello che ha fatto lei con tanti sacrifici e con tante difficoltà, quindi grazie per questo lavoro su Maratea. Decimo posto abbiamo Elena Schettini,
Elena non è, cioè Elena ha già avuto esperienze amministrative, è stata consigliere comunale, e in questi 5 anni posso dire che è stato un degno consigliere comunale di opposizione, è stata ferma su tutti i temi, preparata, sempre aggiornata, attiva, non ha mollato mai un attimo. Quindi complimenti almeno dal sottoscritto per quello, per il ruolo che hai rivestito e per quello che hai fatto. 11° posto Marianna Trotta, altro pezzo importante delle nostre scuole, anche lei al primo appuntamento elettorale, gli facciamo un grosso in bocca al lupo sperando che come primo appuntamento sia quello vincente. Ed ultimo, ma non per ultimo, anzi, un nostro grande personaggio, Biagio Velardi. Biagio è un elemento importante di questo gruppo, una mente importante, una persona piena di idee, anche perché ha viaggiato tanto, ha visto, ha appreso e ha conosciuto tanto, e credo che in questo momento servono proprio persone del genere, con una mente così aperta, visto che siamo caduti nell'oscurantismo più totale. Quindi grazie Biagio per esserci, spero di non avervi annoiato, questa è stata la mia presentazione, la mia prima presentazione, cara Mara, spero di averti sostituito degnamente, e a questo punto passo la parola al nostro candidato a sindaco Franco Ambrosio. Ringrazio Luca per come ha gestito questo spazio, è già, diciamo, il segno di come la squadra che io ho l'onore di capeggiare al suo interno abbia tante persone che potevano assurgere al ruolo di sindaco. Nella descrizione che hai fatto ti è sfuggito pure Biagio Glosa, che è stato vice sindaco in una mia precedente, sì lo so, no, ma lo voglio ricordare con affetto, perché diciamo è giusto proprio perché è assente, perché se fosse stato presente non l'avrei detto, però Biagio si è sempre distinto per l'impegno nella comunità marateota, innanzitutto facendo la professione di medico e poi essendo sempre presente alle tematiche che comunque interessano la città. Come diceva Luca, questa è una squadra che è partita dal basso e che comunque ha al suo interno tante sensibilità, tra virgolette, ideologiche, nel senso che ci sono persone che sono partiti da ideologie diverse, ma che oggi hanno messo insieme da parte tutte quelle, diciamo, i pregiudizi che ci potevano essere per concorrere a formare una squadra che avesse come unico obiettivo l'interesse della comunità di questa città che tutti quanti amiamo. Non a caso il termine che abbiamo usato nel nostro contrassegno è progettiamo Maratea, dove c'è ti amo Maratea che finisce l'espressione finale. Quindi questo ruolo tutti quanti lo vogliamo assumere, vogliamo portare avanti delle tematiche che sono all'ordine del giorno e che saranno sempre di più condivise con la cittadinanza, perché quando noi diciamo progettiamo non siamo solo noi 13 persone, 12 candidati e il candidato sindaco a dover progettare e decidere, però vogliamo condividere con l'intera collettività tutte le cose che bisogna portare avanti ed accettare tutti i suggerimenti che ci dovessero arrivare, che naturalmente valuteremo, non è che arriva una persona, dice una cosa e noi la pigliamo tu pure. Però terremo nella giusta considerazione tutte le riflessioni, tutti i suggerimenti e li porteremo avanti laddove fossero condivisi anche dalla squadra, perché naturalmente noi partiamo da quello che è un nostro programma col quale ci presentiamo all'elettorato, che però è un programma aperto e diversamente dagli altri che hanno tante volte promesso la trasparenza, noi vogliamo la partecipazione delle persone.
Il simbolo che voi avrete già visto, e progettiamo Maratea, è un simbolo che è il più bello, secondo me, di dei quattro simboli che presentano le liste, che contraddistinguono le liste, ed il merito va dato oggettivamente al professor Biagio Limongi, che è stato l'ideatore e l'artista di questo disegno, portato avanti con attenzione, con dedizione, tenendo presente pure tutte le cose delle quali abbiamo parlato in questi anni, in questi mesi ultimamente, perché c'è un problema che noi riscontriamo a livello internazionale di una guerra che ormai si estende dovunque. Abbiamo in Medio Oriente degli episodi recenti o più o meno recenti da qualche mese, insomma. Abbiamo l'Ucraina, che ormai sono 2 o 3 anni, però questi conflitti potrebbero allargarsi e coinvolgerci comunque, e per alcune cose già ci hanno coinvolto nel passato. E allora che cosa abbiamo noi? Dietro la scritta "Progettiamo Maratea" c'è stilizzata attraverso un nastro che riporta i colori dell'arcobaleno un cuore, cioè un cuore che noi vogliamo lanciare a tutto il mondo, a tutta il paese e anche alla nostra città, perché credo che ci sia pure bisogno di pacificazione, perché negli ultimi anni c'è stata divisione e quasi operazioni che minacciavano la vita democratica, perché quando si fanno le minacce alle persone si attende alla vita democratica di questo paese. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese che è molto bello, che tutti quanti amiamo, che tutti quanti ricordiamo com'era e purtroppo com'è ridotto. Un territorio che è fragile dal punto di vista idrogeologico, che però proprio per queste valenze che ha va pure difeso dal punto di vista idrogeologico. E quindi gli interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione devono essere all'ordine del giorno di tutti i lavori che il Consiglio e la Giunta, i consiglieri faranno. In questo momento teniamo una strada che è ancora chiusa. Io spero, per le informazioni che mi sono pervenute, che tra la fine del mese e l'inizio del mese prossimo dovrebbe essere riaperta la 18, naturalmente negli stessi termini dell'anno scorso, però quantomeno è possibile utilizzarla per la mobilità che vede costretti tanti cittadini nostri e dei comuni limitrofi a fare un percorso alternativo che è, diciamo, pesante, perché per fare pochi chilometri bisogna per bypassare la zona di frana bisogna percorrere addirittura 70-80 chilometri. Chi da Marina deve arrivare a Castrocucco, se va in ritorno a Marina poi ha compiuto, ha percorso 80 chilometri ed è un fatto negativo. Io dico, perché si è arrivati a questo? Perché non c'è stata la capacità di imporsi e con la regione e con l'ANAS da parte dell'ente comune. Oggi noi sentiamo parlare di percorso alternativo che andrebbe realizzato, un percorso alternativo con una strada ad unica corsia che imporrebbe quindi dei semafori e una percorrenza, un'attesa da un semaforo almeno di mezz'ora. Quindi immaginate un semaforo, uno sta fermo al semaforo mezz'ora. Questo facendo un intervento, una nuova infrastruttura viaria in un'area R4 ad alto rischio idrogeologico. Ora, in queste aree in genere non si possono fare interventi, li si possono realizzare solo laddove non c'è alternativa, ma a noi l'alternativa c'è, perché c'è una strada che già è realizzata, anche se in parte è utilizzabile, e c'è la necessità poi di quello che sarà il progetto definitivo, che è la realizzazione della galleria. Io non mi soffermo sul tipo di progetto che l'ANAS sta facendo, perché non ne conosco i termini, però sia che sia una galleria normale, artificiale, sia che sia una galleria tradizionale, è ovvio che a questo risultato bisogna arrivare ed era opportuno che si puntasse da subito ad ottenere questo risultato, anche perché, come vi vado a spiegare, realizzare questa strada alternativa significa compromettere parte di un territorio che è ritenuto, secondo il piano territoriale paesistico di area vasta Maratea-Trecchia-Rivello, di eccezionale valenza paesaggistica.
e quindi tutta una serie anche di contaminazioni di quello che è l'ambiente attuale, realizzando una strada che naturalmente crea uno stravolgimento della natura e che in ogni caso impone poi all'ente realizzatore e o gestore della strada il monitoraggio. Ma se va fatto il monitoraggio per questa nuova strada alternativa, perché non continuiamo a tenere sotto monitoraggio la 18 e permettere i flussi normali che per tanti anni sono stati utilizzati su questa arteria? Io ho la presunzione di vantarmi, se me lo consentite, di aver realizzato la strada quando nel 2006 c'è stato un crollo similare. Diciamo, la strada fu chiusa, però dopo 6 mesi la strada era stata riaperta perché avevamo fatto tutti gli interventi e tutti i lavori perché si potesse riprendere la mobilità su quest'asse viario. Io non credo che dopo quasi 2 anni, perché siamo in questi termini, ancora non sappiamo di che morte devono morire i cittadini, gli operatori economici, gli studenti che devono frequentare le scuole e che devono attraversare questa strada. È indecente, indecoroso. E quindi diciamo una risposta andava data subito. Io ricordo che l'altra volta nel 2006 mi sono subito messo in attività, ho seguito i tavoli ministeriali con più direttori generali delle varie strutture, siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti necessari a realizzare quelle opere per la messa in sicurezza. Era questo che si doveva fare, anche sapendo già da subito che in ogni caso si sarebbe fatta la galleria. Questo purtroppo non è stato fatto, c'è stata la volontà di essere nominato commissario straordinario probabilmente, laddove quando l'hanno proposto a me io dissi no, il commissario straordinario deve fare il presidente del gruppo. Perché se bisogna colloquiare con i dirigenti della regione è più facile per il presidente De Filippo anziché per il sindaco di Maratea o di un altro paese. Ma non è solo la fragilità del territorio, noi la leggiamo da tante parti. Se oggi qualcuno volesse utilizzare la strada panoramica non la può utilizzare perché c'è stato anche di recente un crollo del pendio che sovrasta la spiaggia del Crivo al porto di Maratea. La strada è chiusa, è transennata e nonostante fosse transennata da mesi, a quanto mi risulta, perché il comitato non basta, se ne è fatto parte dirigente, sono andati a discutere in provincia di questa cosa e non è andata l'amministrazione comunale. E la provincia ancora non era allertata sulle difficoltà e sui costi che avrebbe dovuto sostenere per riparare questa strada. Io credo che sia indegno che un'amministrazione non pigli a cuore le sorti della propria città, dei propri cittadini, dei propri figli. Ma non è solo, se andiamo per la strada che dai cani scende a Fiumicello, c'è un'altra interruzione, per cui se teoricamente si interrompesse per un incidente, per un incendio, la strada che dall'Ondavo porta a Maratea, i vigili del fuoco non potrebbero nemmeno intervenire perché non potrebbero seguire nemmeno quel percorso alternativo, seppure una piccola strada comunale che oggi è stata chiusa perché non sono stati fatti degli interventi a valle dove c'è un corso d'acqua che ha scalzato il pendio e bastavano all'epoca interventi di ridotta entità economica per garantire il riuso di quella strada. Sono criticità che noi dobbiamo risolvere subito quando si presentano. Io ricordo che nel 2006 eravamo in prossimità della Pasqua, ci fu un crollo di materiale lungo la strada provinciale che da Maratea sale a Trecchina. Io mi attivai subito e feci una somma urgenza e feci realizzare e aprire quella strada che oggi tutti utilizzano, che dal campo sale per il campo, dalla villa comunale sale per il campo alla colla e tutti quanti la percorrono in poco tempo, e lo facevamo in una settimana con la somma urgenza. E quindi le cose quando si vogliono si possono fare, i problemi che sono pure onerosi si possono affrontare e risolvere, ed è questo il metodo con il quale intendiamo assolvere tutte le problematiche che si presentassero in questi 5 anni che ci apprestiamo a governare la città, perché io sono convinto che se la gente riflette, dovendo scegliere tra 4 candidati sindaci, 3 già lo sono stati, me compreso, uno è stato pure vice sindaco albanese,
deve fare la scelta di chi ha, quale sindaco nel suo mandato ha avuto maggiore capacità di risolvere, di affrontare e risolvere i problemi della collettività. E insieme a lui deve votare la squadra, perché la nostra squadra, come diceva chi mi ha preceduto molto bene, Luca, è una squadra di persone qualificate che vede al suo interno diversi professionisti, operatori del settore, operatori dei vari settori che vanno dalla cultura alla manutenzione del verde. C'è il geometra, c'è l'avvocato, c'è il medico, c'è una squadra coesa che punta a risolvere tutte queste problematiche che si dovessero presentare e di essere di estremo aiuto al sindaco, perché oltre alla giunta io credo che ogni consigliere dovrà avere una delega, perché i lavori del consiglio e del comune vanno affrontati insieme, non c'è il sindaco il padre padrone, quello che ha la grande mente e pensa. Io voglio essere soprattutto un elemento di formazione di questi giovani che poi devono continuare questo percorso negli anni a venire. Io la mia esperienza di sindaco l'avevo già fatta, quindi potevo anche risparmiarmi questo ruolo, però nel momento in cui sono stato contattato da questi giovani che mi hanno coinvolto e poi ho dato la mia disponibilità a candidarmi a sindaco, è perché li voglio aiutare, devono crescere, fare formazione dal punto di vista amministrativo, perché devono rappresentare il futuro di Maratea. Ma i problemi non li troviamo solo nella scuola, solo nella viabilità. C'è una scuola, la scuola media, che non è utilizzabile. Ci sono dei lavori in corso che sono stati tenuti sotto, non sono stati tenuti sotto controllo. Per cui oggi non sappiamo i ragazzi della scuola media a settembre che fine faranno, perché nell'anno scorso sono stati ospitati all'alberghiero. Io dico pure impropriamente, perché ci sono diverse classi di età, quindi sono tutti problemi legati pure all'etica umana, che andavano tenuti sotto controllo. Però diciamo, succede una cosa, uno pone rimedio immediatamente, però bisogna pure programmare, perché settembre arriva e quando arriva settembre la scuola media non sarà utilizzabile, bisogna vedere come e dove far svolgere le attività scolastiche a quei ragazzi. Io non vorrei che fossero costretti ad andare fuori comune perché non ci siano gli spazi, non si abbia la capacità di trovare degli spazi da utilizzare per quella destinazione. E non è solo la scuola, perché poi dovunque ci guardiamo intorno abbiamo delle carenze. Adesso questa sera siamo qua a Villa e a Piazza del Gesù, che io ricordo quando ero giovane era un gioiellino. Non si trovava un posto a sedere né sui muretti, così come sono seduti alcuni dei nostri ascoltatori, né addirittura nei bar che pullulavano di persone. E mi ricordo che all'epoca, quando le famiglie, le coppie che si servivano, erano ospiti del Santa Venere, uscivano di sera con le signore con l'abito in lungo, gli uomini tutti con giacche e cravatte, quando arrivavano qui al San Bacco si beveva champagne, queste persone bevevano champagne, non bevevano il chinottino o il gingerino. Quindi era un altro tipo di livello e c'era poi questo prosieguo della serata alle ginestre. Oggi se voi passate sulla strada che va al porto vedete un rudere, perché è stato ridotto a rudere. Nessuna amministrazione negli ultimi 10 anni ha avuto la capacità, quando si sono evidenziati delle crisi strutturali, di chiamare la proprietà e dire intervieni, altrimenti intervengo io in danno. È vergognosa la situazione in cui versano le ginestre, che erano un fiore all'occhiello all'epoca per quelle che potevano essere gli spazi dove si andava a ballare, a danzare e quant'altro. L'altro detrattore, la fabbrica, è stata nel 1980, quando c'è stato il terremoto, è stata dichiarata inagibile, dopo 45 anni ancora è lì. Ed è un detrattore ambientale notevole, addirittura col rischio che ci sia pure dell'amianto, quindi sono tutte problematiche da tenere nella giusta considerazione. Io quando l'altra volta ho ricoperto il ruolo di sindaco mi ero fatto parte dirigente con la proprietà, alla quale avevo imposto di preparare un progetto che aveva avuto già tutte le approvazioni. C'erano tutte le approvazioni, bisognava solo eventualmente partire con la variante urbanistica, perché tutte le altre approvazioni di tipo ambientale, paesaggistico e quant'altro, sismico, erano state già ottenute.
Ebbene, le amministrazioni che hanno seguito la mia hanno tralasciato di premere su questa cosa, di affermare la propria autorevolezza, non la propria autorità nei confronti della proprietà. E quindi oggi quella cosa ce la ritroviamo in quello stato. Io credo che non possa andare avanti così, e la società Fiumicello, che è proprietaria di quello stabile, dovrà intervenire con urgenza, quantomeno da subito, a rimuovere quello spettacolo indecoroso che vediamo. E poi non parliamo della spiaggia. Se noi scendiamo alla spiaggia di Fiumicello, che io ricordo come era tenuta, oggi, dopo che qualche anno addietro con la mareggiata c'è stato il crollo di alcune scalette che portavano al mare o di alcuni percorsi per le persone disabili, ancora ci sono i resti del calcestruzzo, non sono stati nemmeno rimossi. E l'anno scorso la doccia comunale, dove un bagnante, dopo aver fatto il bagno, vuol fare la doccia, è stata attivata il 23 di luglio. Voi mi dovete dire in quale paese turistico, per una spesa di 20 euro, perché tante costava un'ora lavorativa, si aspetta il 23 luglio per attivare la doccia. Sono cose che vanno programmate e seguite con attenzione, e però non bisogna perdere tempo, perché bisogna sempre programmare tutto. Io forse ho una deformazione professionale, per cui lo dico sempre, a me piace pianificare, programmare, progettare e realizzare, ed è in questi termini che bisogna muoversi. Cioè non bisogna aspettare il mese di maggio, di giugno per vedere come si devono gestire i parcheggi. I parcheggi vanno programmati, la gestione dei parcheggi, già a dicembre, a gennaio. E così per tutte le cose che si mettono in piedi. La pulizia delle spiagge, lo sappiamo tutti quanti che prima dell'estate bisogna fare la pulizia delle spiagge, perché con le mareggiate estive le spiagge non vengono livellate, perché il mare rimuove il materiale ma non la pulisce la spiaggia. Allora bisogna fare la pulizia, portare la complanarità di quella che è l'arenile, la battigia, quella che è. E quindi, però non lo si può fare aspettando che arrivi il mese di maggio o giugno per stabilire che cosa bisogna fare. Lo sappiamo, e quindi se lo sappiamo procediamo in maniera tale che per tempo venga stabilito tutto. Parcheggio di Fiumicello, l'anno scorso è stato aperto 2 giorni e poi è stato chiuso perché ci si è accorti che non c'era l'autorizzazione dei vigili del fuoco. Ma perché non si sa che un parcheggio deve avere l'autorizzazione dei vigili del fuoco? Però non lo puoi chiedere a giugno e poi pretendere che te lo diano in 2 giorni, perché a quel punto ci sono tutti i protocolli di altri progetti che sono depositati, e quindi segui un'altra fila ordinaria. È come quando uno va al CUP e deve fare un esame e ti dicono vieni tra 2 mesi, vieni tra 3 mesi, perché questi sono i tempi programmati da quell'ufficio secondo la loro piattaforma. Ma l'attenzione deve essere rivolta a tutto, pure a quelle che sono le attività da portare avanti sul territorio. Mi riferisco alle edilizie, che noi teniamo in grande considerazione, primo perché bisogna finalmente arrivare all'attuazione di una pianificazione urbanistica, perché non si possono usare documenti desueti, vecchi, che non sono più al passo con i tempi e che non sono più perseguibili. Bisogna muoversi con costanza per divenire con professionalità a raggiungere gli obiettivi che deve raggiungere questa città, tenuto conto di quelle che sono attualmente le presenze demografiche, perché non possiamo fare volo degli angeli e pensare che a Maratea chissà quando altro bisogna costruire. Noi dobbiamo pensare alla rigenerazione urbana, cioè a utilizzare meglio i volumi che già ci sono, e lì i volumi che bisogna realizzare, al nostro modo di vedere, sono quelli per i servizi, sono quelli dove devono trovare spazio tutte quelle attività che servono prima ai cittadini di Maratea e poi anche ai turisti. E possiamo andare avanti su questa. Allora dicevo, se parliamo dell'edilizia, io voglio portare un episodio a conoscenza del pubblico, perché ha meravigliato me, quindi credo che meravigli tutti quanti. Qualche anno addietro mia figlia ha rilevato casa a Roma, dopodiché doveva ristrutturarla e naturalmente dice papà mi fai tutte le pratiche per ottenere le autorizzazioni? E io ho detto certamente sì, e naturalmente sono andato sul sito di Roma Capitale per scaricarmi tutta la normativa in essere. Bene, quando ho visto tutta la documentazione che bisogna fare mi sono messo alla scrivania o sul tavolo da disegno a risolvere quello che erano
dare delle risposte ad ogni punto al quale bisognava rispondere. Mi ricordo che ho completato il lavoro, mi sono trattenuto a studio più tardi delle altre sere, e alle 10:30, avendo completato tutto, firmando con firma digitale, ho trasmesso via PEC al Comune di Roma, al municipio di appartenenza, questa pratica, ed erano le 10:30 di sera. Alle 11:30 di sera, mi dovete credere, io non mi aspettavo questo, mi è arrivata la PEC di ritorno, in cui mi veniva comunicato qual era il numero di protocollo, chi era il funzionario che era responsabile del procedimento e tutta la tempistica che andava rispettata anche per i versamenti. Io tra l'altro già l'avevo fatto, perché si fa un versamento, quindi ho dovuto inoltrare solo la ricevuta del versamento già fatto. Se fossimo stati a Maratea, non per fare colpe a nessuno, ma anche perché le norme sono poco chiare, vanno ristudiate, vanno rimodulate, se andiamo a Maratea e presentiamo una pratica, dopo una settimana ancora deve arrivare nell'ufficio, perché fino a che fai il giro dal protocollo al sindaco, al responsabile del settore, arriverà, dopo, se va bene, dopo 5-6 giorni sul tavolo del funzionario, del responsabile che deve curare l'istruttore della pratica. E questo non va bene. Allora noi, se c'è uno sportello unico che è attivato in Italia in una certa maniera, alla stessa maniera dobbiamo attivarlo pure a Maratea. Bisogna investire delle risorse, è bene, però poi dopo le guadagniamo nel tempo, e le guadagniamo perché quando la pratica va a buon fine il comune incassa pure degli oneri urbanizzativi e si possono fare gli interventi sulle opere di urbanizzazione, perché se c'è una buca bisogna ripararla, non può stare lì con un nastro adesivo, con un nastro bianco e rosso appoggiato magari su un segnale stradale dicendo per indicare un presunto pericolo, no, bisogna riparare subito. Poi una risposta si deve pensare di darla per quelle che sono le abitazioni o i fabbricati, i manufatti esistenti sia nel centro storico, e ce ne sono alcuni che ancora sono abbandonati a se stesso, sia in altre parti del territorio. Io dico che il comune si può fare anche promotore di portare avanti la riqualificazione di questi immobili e di fittarlo poi dall'incanone di locazione alle giovani coppie che magari hanno difficoltà ad avere la casa di loro proprietà, perché ormai nel centro storico c'è pure il metano, quindi è una situazione particolarmente agevole e dove si può consentire alle giovani coppie di non andare fuori comune per scegliere la propria residenza, perché poi quando si spostano non tornano più. E alla stessa maniera un discorso di riqualificazione dei volumi va fatto al Borgo Castello, che non può essere lasciato come una serie di ruderi che sono lì pure belli e affascinanti, però noi li dobbiamo rendere vivi, li dobbiamo rendere produttivi. Immaginiamo se ci fossero dei negozi artigianali nei piani terra di quegli immobili, delle residenze ai piani di sopra. E questo si può fare anche nel tempo, nel senso attraverso un programma pluriennale di attuazione, facendo dei piani di recupero, si parte da un verso e si arriva alla fine ad un altro. Bisogna puntare a riqualificare, a fare veramente la ristrutturazione che è necessaria per il Cristo Redentore, che ormai è diventato il simbolo di Maratea, e non c'è cittadino ospite che arrivi qui che non vada al porto e che non vada al Cristo Redentore. Quindi sono dei gioielli da tenere nella giusta considerazione. Nel passato, nel 2014, furono stanziati dalla Regione Basilicata, su richiesta del presidente del dottor Cirigliano, che faceva parte dell'associazione Cristo Redentore, e aveva chiesto dei finanziamenti alla regione per la restaurazione, per la ristrutturazione del Cristo. Furono assegnati a quell'associazione 350.000 euro e quell'associazione li girò al comune, dice gestitela voi perché è più facile, fate tutto ciò che si deve fare. A parte il fatto che l'ente comune ha speso la metà di quelle somme, quindi il resto sono tornati alla regione. Quelle somme che sono state spese sono state spese non per ristrutturare il Cristo, ma per fare la pavimentazione nel parcheggio retrostante la Basilica e davanti alla Basilica. Dal punto di vista strutturale, interventi sul Cristo del Redentore non ne sono stati fatti, laddove la Mapei ha già fatto delle offerte per recuperare le dita, un intervento di recupero delle dita, e c'erano comunque isolai intermedi sui quali pure, intermedi all'interno della strada sui quali pure bisogna intervenire. Ci doveva essere un collaudatore, non è stato nemmeno mai nominato, cioè tutte cose fatte alla Carlona e che hanno dato i risultati che oggi vediamo, laddove
Oggi è necessario, indispensabile, indispensabile, indifferibile ed urgente intervenire sul Cristo Redentore. E su queste cose noi non transigeremo, andremo alla regione, andremo su bandi nazionali, andremo, se c'è la possibilità ancora, su PNR, perché è un bene che ormai ha più di 50 anni, quindi è diventato un bene che è patrimonio della cultura del nostro paese, che va tutelato e valorizzato. Stavamo parlando dei detrattori, ce ne sono tanti. A Marina ci sta il Marisdea, che sta un albergo che sta sulla costa, abbandonato da 20 anni e passa, che è in condizioni di criticità strutturale. Allora bisogna chiamare la proprietà, o interviene o interveniamo. Non si può tenere un bene così abbandonato. Sulla spiaggia di Marina, sulla strada che va alla spiaggia, c'è un altro manufatto che è cemento armato e tombagnature, che pure sta forse da più di 20 anni, saranno 30 anni, e nessuno ha mai avuto la capacità di intervenire su quella proprietà per risolvere quel problema. Non si possono, la Maratea che è bella non può essere contaminata dal brutto. Maratea che è bella deve puntare, come dicevo, ad acquisire tutti i vantaggi che la bellezza, le caratteristiche architettoniche, i pregi architettonici, i pregi storici le conferiscono, per cui bisogna da subito muoversi per arrivare a risultati che la gratificano nel panorama nazionale e internazionale. E allora quando noi parliamo di Maratea dobbiamo pensare all'UNESCO, al patrimonio dell'UNESCO, che pure era stato già portato avanti un progetto dal professor Sisini, che è stato abbandonato dalle amministrazioni perché non ci hanno mai messo risorse. A Napoli si dice che con i fichi secchi non si fanno più i matrimoni, e non credo che uno Stato o un Paese possa vantarsi di entrare nel patrimonio dell'UNESCO senza investire somme, seppure non cifre chissà di quale entità. Però nell'ottica dei decine di migliaia di euro, certamente ogni anno dal bilancio comunale si riescono, utilizzando intelligentemente la risorsa, di impegnarle per tutto ciò che può servire per arrivare a quel risultato a cui noi tendiamo. Tendiamo all'area marina protetta? Certamente sì, perché se ne parla dal 1990, purtroppo sono passati 35 anni e si parla sempre delle stesse cose e non c'è stata la capacità di arrivare a delle conclusioni. Oggi siamo sulla dirittura di arrivo e non dobbiamo perdere tempo, perché bisogna partecipare a stabilire quale sia la perimetrazione delle aree e soprattutto a quella che deve essere la gestione delle aree, altrimenti ci verrà imposto dall'alto e i cittadini di Maratea non sapranno le scelte che sono arrivate perché sono state fatte. Un'amministrazione diligente si deve piegare su queste cose, lavorare per il bene dei risultati che devono essere conseguiti dalla civica amministrazione. Possiamo andare avanti su tanti temi, possiamo parlare di quello che è per esempio la struttura sanitaria, che è stata abbandonata a se stessa, eppure le cose che dei servizi che pure erogava sono stati lasciati andare. Io ricordo che qualche anno addietro fu fatta una legge regionale per cui se le strutture sanitarie non portavano avanti un determinato numero di analisi di laboratorio sarebbero state chiuse. Io, come mi sono accorto di questa cosa, segnalai all'amministrazione il pericolo che si ricorreva a Maratea, dicendo: guardate che Maratea non è ospedale di Maratea, ma Maratea fa parte dell'ospedale unico del Lago Negrese, dove ci sono tre entità che sono Lago Negro, Lauria e Maratea. Noi dobbiamo puntare i piedi su questa cosa per evitare che si venga chiuso il laboratorio di analisi. L'amministrazione pro tempore, di cui facevano parte Cipolla e Albanese, ebbero a rispondermi no, che era sbagliato, perché è vero che probabilmente il laboratorio sarebbe stato chiuso, però in cambio Maratea ne avrebbe guadagnato perché avrebbe avuto la TAC. La TAC non è mai arrivata. Perché sì, se si ha l'anello al naso e si crede alle favole, uno può credere a tutto. Io dico prima, allora, se uno pensa che la TAC sia più positiva, bene, allora prima ti fai assegnare la TAC, te la fai prima portare e poi dopo rinunci a quello che già hai. Oggi abbiamo l'opportunità, la possibilità di avere la casa di comunità e l'ospedale di comunità, però bisogna muoversi. Cioè non è che la casa di comunità o l'ospedale di comunità arriva dal cielo, come si suol dire a Maratea, un panaretto che scende dal cielo, non scende dal cielo. Bisogna lottare, bisogna imporsi, bisogna spingere
su tutti gli enti con i quali ci si confronta a livello locale, territoriale e diciamo regionale. E per fare questo bisogna andarsi a sedere ai tavoli senza lesinare né tempo né spazi sui quali discutere. Noi ci proponiamo queste cose e crediamo con il vostro aiuto di poterle portare avanti. Io voglio dare la possibilità ad altri candidati di parlare, perché se no mi dilungo e parlo per un'altra ora e quindi voi vi stancate e diciamo io magari posso correre pure il rischio di ripetere qualche cosa che ho già detto, anche perché quando si va a fare un comizio da una parte, poi dall'altra, da una frazione all'altra, si corre pure il rischio di ripetere cose perché non si ricorda se è stata già detta o meno. E quindi, dato che parlo a braccio e non parlo con uno scritto davanti, voglio lasciare la possibilità ad altri giovani che sono nella lista e che potrete apprezzare di fare un loro intervento su questa piazza. E quindi cedo la parola a Marianna Trotta adesso, che quindi dopo una giovane signora che lavora nella scuola, è un'insegnante che potrà esprimere le proprie idee e farvi capire come è determinata ad affrontare tutte le tematiche che il Paese deve affrontare. Grazie. Buonasera, scusate. Allora, grazie a Franco per la presentazione, al nostro candidato sindaco, grazie a Luca per la presentazione iniziale. Io sarò molto breve perché penso che dobbiamo avere un po' tutti la possibilità di presentarci e di poter parlare. Una delle domande che mi è stata fatta più di frequente nell'ultimo periodo è stata, scusate, mi viene da ridere, cuta ha fatto fa. Questa è la realtà. E la realtà è questa. Non so chi me l'ha fatto fare, però fondamentalmente penso che ognuno di noi, io vedo tanti amici che hanno figli, hanno ragazzi che si apprestano ad andare all'università, fondamentalmente la cosa essenziale per me è stato pensare a mia figlia, pensare ai nostri figli. Perché? Perché noi lo dobbiamo ammettere, qui a Maratea non si vive bene, qui a Maratea si sopravvive decentemente. Quindi togliamoci dalla mente questo falso mito che Maratea è la perla del Tirreno. Maratea è la perla del Tirreno, sì, però allo stesso tempo noi ce ne accorgiamo. Cioè, quanti di noi la mattina si alzano, attraversano le nostre strade ed è tutto normale. A me fa piacere parlare per la prima volta qui, perché penso che chi ha vissuto gli anni 90, io non ricordo la piazza degli anni 70, però ricordo Fiumicello negli anni 90. E Fiumicello degli anni 90 non era questo. Fiumicello degli anni 90 era un posto dove davvero c'era un fervore che solo chi non l'ha vissuto non può capirlo. Cioè, chi l'ha vissuto sa che cos'è stato in quegli anni Fiumicello. E quando io attraverso queste strade, il mio unico pensiero è: ma è mai possibile che siamo arrivati a questo punto? Noi abbiamo parcheggiato la macchina qui dietro, vi faccio un esempio proprio banalissimo, abbiamo parcheggiato la macchina sopra le scalette, il parcheggio non si vede, è soltanto erba. Noi vogliamo essere la perla del Tirreno, ma riusciamo a capire che dovremmo pulirle le nostre strade? Per questo abbiamo preso Giuseppe all'interno del gruppo, è stata una scelta voluta. Sì, opportunistica. Però in realtà è questo il problema. Tutti noi dobbiamo renderci conto di quello che veramente è Maratea, perché se non ce ne rendiamo conto adesso, per noi da qui a dieci anni non cambia nulla. Bene o male, lavoriamo tutti. Qualcuno di noi fra 10 anni sarà già in pensione. Qualcun altro probabilmente avrà la possibilità di aprire nuove attività. Però i nostri figli fra 10 anni dove saranno? Non saranno qui. Allora partiamo da lì, partiamo dal parco giochi. È una sciocchezza, però noi genitori lo frequentiamo e non è un parco giochi, quella è una discarica, c'è di tutto all'interno. E la cosa più bella
è che le uniche persone che si sono occupate di dare un leggero decoro a quel posto sono state le associazioni. Un paio di mesi fa è stata inaugurata la panchina blu per i bambini con disabilità e sono stati i genitori a volerla. Allora è bellissimo andare lì, tagliare il nastro, farsi fare gli applausi, però tua amministrazione cosa hai fatto? L'amministrazione deve rendersi conto che il nostro è un cammino, cioè noi dovremmo camminare insieme a chi ci è accanto, ai nostri concittadini. Invece negli ultimi 5 anni, ma non parlo solo degli ultimi 5 anni, io penso che sia qualcosa che vada avanti da sempre un pochino, noi veniamo abbandonati a noi stessi. Allora io ve lo chiedo come cortesia personale, nel caso noi usciamo a queste amministrative, io vi prego, se vedete che anche soltanto uno di noi nei vostri riguardi ha un atteggiamento di supponenza o di superiorità, ve lo chiedo come cortesia personale, venite vicino, ma anche se ci dovete prendere a schiaffi, però ditecelo e fatecelo capire. Per il resto io sono contentissima di questa bellissima squadra, sono contentissima di avere come candidato sindaco Franco Ambrosio, perché è una persona fantastica, e vi ringrazio e buona serata. Buonasera a tutti. È abbastanza, diciamo, difficile parlare dopo gli interventi qualificati, importanti, che sono stati fatti prima di me. E devo dire che è veramente una bella squadra questa, eh? Ci sono tutte persone che sanno quello che dicono, e lo dicono con passione, con cuore, ci mettono intelligenza, impegno. Sì, e io pure faccio un piccolo intervento stasera, è necessario che vi dica la mia. In realtà il mio impegno, diciamo, in questa esperienza viene da un'urgenza, perché diciamo tutto nasce, la scintilla nasce nel momento in cui con Elena facciamo quella petizione sul Cristo Redentore. Quella forse è stata la cosa che mi ha mosso di più, e mi ha mosso di più e mi ha fatto anche riflettere, pensare, perché il mio nipotino di 4 anni dice: ma perché viaggio, ma pensaci tu, dacci una mano, dai una mano al Cristo, no? Non è possibile, amici miei. Quella è l'immagine di quello che siamo diventati. Siamo belli, ma siamo trascurati. Siamo belli, ma siamo cadenti. E purtroppo questa decadenza è, come dire, visibile dappertutto. E mentre prima ce ne accorgevamo forse solo noi, adesso se ne accorgono pure i turisti, e questo è molto grave. Pensate, vi faccio un piccolo excursus per immagine. Ai Giardelli, una casa sventrata, ma non siamo a Gaza, siamo a Maratea. Andiamo a Marina, un albergo cadente, ma non siamo a Kharkiv in Ucraina, siamo a Maratea. Ma possibile che nessuno più crede in questo posto? Possibile che non ci sono degli investitori, non ci sono delle persone che mettono 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni di euro per comprare e dare vita a un posto bellissimo? Quello è uno dei posti più belli di Maratea. E non è l'unico,
perché poi se andiamo verso Acqua Fredda lì troviamo altri alberghi che se ne stanno cadendo. C'è l'Albatros, che è diventato, voglio dire, un ricettacolo di spazzatura, è una cosa indecorosa. Più sopra c'è il Reganius, e poi c'è il territorio puntellato di case cadenti, puntellato di opere incompiute, a Piazza Europa, qua davanti, dove ti giri, perfino in paese, no? C'è sta una struttura che sono lì da 20 anni, a Marina di Maratea, sulla spiaggia di Santa Teresa. Insomma, è un paese che allo stremo, ci sono le case che stanno cadendo, ci sono le strade interrotte, c'è una fragilità, come dire, che oramai è insostenibile. E quindi io mi sono mosso, e ho sentito l'urgenza di mettermi in gioco. Anche perché molti amici mi hanno detto: Bia, ma tu, insomma, ma stai sempre lì, fai il teorico di ste palle, scusatemi. Ma insomma, ma quando ti metti in gioco? E stavolta mi sono voluto mettere in gioco. E vi posso dire una cosa soltanto. Io, come dire, ci credo in questa avventura, ci credo in questa esperienza, non avventura, in questa esperienza, ci credo molto. E credo che questa volta è veramente la volta buona, la volta veramente, la volta giusta, la volta buona per cambiarlo sto paese, per renderlo più bello, perché è un paese bellissimo, perché non abbiamo, come dire, situazioni di crisi internazionale, siamo nel paese più bello del mondo, l'Italia è il paese più bello del mondo, e noi nel paese più bello del mondo veramente possiamo essere una perla. Però questa perla la dobbiamo, come dire, la dobbiamo pulire, la dobbiamo valorizzare, la dobbiamo custodire, la dobbiamo curare. C'è questa opera di cura che noi dobbiamo mettere in questa esperienza. Io dico un'ultima cosa e poi mi fermo, anche perché fa freddino e ci sono anche altri amici che forse vogliono intervenire. Noi stiamo, come dire, girando adesso per il territorio, stiamo facendo gli interventi nelle diverse frazioni. Noi siamo tra la gente, non siamo la noblesse, noi siamo cittadini di Maratea che stanno tutti i giorni in mezzo alla gente e lo resteranno anche dopo. E noi in questo momento siamo con voi sottoscrivendo un impegno solenne. Ci vogliamo, come dire, mettere al vostro servizio, al servizio di questa città, ma non solo per un fatto, come dire, di altruismo, ma anche perché è nel nostro interesse, è nell'interesse di ciascuno. Grazie. Buonasera. Allora, perché sono scesa in campo? Anch'io, alla mia età, sono abbastanza grande. Dicevo poc'anzi alla professoressa Paola Ferraro, noi siamo un po', lo dico anche all'architetto, noi dovremmo essere addirittura una specie protetta. La nostra... Dicevo, dovrebbe essere la nostra generazione, dovrebbe essere una specie protetta. Perché? Perché noi abbiamo vissuto 3 epoche. Noi siamo figli della civiltà contadina, abbiamo vissuto l'epoca industriale e oggi siamo quello della tecnologia. E abbiamo delle esperienze veramente straordinarie, per questo dico che forse dovremmo essere, perché non capiterà più qualcosa del genere.
allora io mi sono ritrovata innanzitutto, ecco, io ascolto il sindaco, questa persona concreta, parla di tutto ciò che riguarda Maratea e di tutti i problemi che riguardano Maratea. E poi ci sono queste persone fantastiche, per esempio stasera ho sentito Marianna Trotta, le altre sere ho sentito Biagio Velardi, Biagio Limonci, Luca Magliacane, al quale faccio i miei ringraziamenti per le belle parole che ha avuto nei miei riguardi. Ho conosciuto Giuseppe, un ragazzo meraviglioso, di una semplicità e di una purezza veramente straordinaria. Luca, un geometra, un tecnico, va bene? Noi abbiamo bisogno di tecnici in questo periodo storico. E a proposito di periodo storico, io sono qui, poi voglio dire, chi c'è più? Ebbene, lui è l'artista della situazione. E poi abbiamo Elena. Elena in effetti è una donna, è una combattente, no? Ed è veramente molto bello questo fatto. Mara è un vulcano, è una persona che ha operato nell'ambito dell'associazionismo, quindi ha conosciuto tante realtà. E sapete, forse qualcuno ce l'avrà anche con me, no? Per quello che sto dicendo, l'associazionismo. Perché ci devono essere tante associazioni? Sapete cosa significa quando si sente il bisogno di creare tante associazioni? Quando c'è in una società c'è malessere. Va bene? E ha bisogno, ognuno sente il dovere di dire la propria e di mettere in evidenza ciò che non funziona. Quindi, se da un lato è un fatto negativo avere tante associazioni, dall'altro lato invece ci sono, ecco, mettono in evidenza appunto quello che andrebbe fatto. Siamo in una piazza che racconta la storia di Maratea. La storia è soprattutto quella che si è creata, diciamo, dopo gli anni 50. Nel 53, noi lo sappiamo bene, è arrivato Rivetti qui a Maratea. È arrivata la Colla, ha visto questo posto incantevole e ha detto: qui mi devo fermare. Questa piazza, in effetti, lì c'era, come diceva anche l'architetto Ambrosio, c'era il San Bacco, e in questa piazza sono passate le più belle figure dell'arte, del teatro, della televisione. Noi abbiamo avuto Vittorio Gassman, una volta disse: questo è un luogo dove io posso anche venire a morire. Che cosa voleva dire? Voleva dire che è talmente bello che noi in effetti possiamo anche pensare di finire la nostra vita. Vittorio Gassman, Daniele Piombi, Ornella Vanoni, ma c'è stato di tutto, Corrado, tante personalità. Per non parlare degli eventi, che ci sono stati, Giovanni Esposito, qui vicino, organizzava le sfilate di moda. Bene, il conte Rivetti in quella parte, diciamo, libera, diciamo, dove poi è stato fatto anche il parco giochi, organizzava la degustazione dei vini, ma organizzati con nulla, addirittura con le cartucce che separavano. Era qualcosa veramente di stupendo. C'era la degustazione,
alla gastronomia. Quindi ha detto dopo. La gara gastronomica, le gambe più belle del Golfo di Policastro. Voi siete giovani e quindi forse ne avete solo sentito parlare. Che cos'era questo concorso? Queste ragazze, no, che si coprivano fino alle gambe, non si vedeva il viso, venivano fuori solo queste gambe bellissime, diciamo. E questa era una piazza che veramente era il grande salotto culturale dell'epoca, perché per cultura non si intende solamente la presentazione del libro oppure la conferenza. Cultura è anche espressione di una comunità. Ecco, io in effetti ho vissuto, ripeto, io ho vissuto tutte queste fasi di questa, ma ho vissuto anche questo lento no? Questo declino di Maratea. Io mi sono sentita tradita, perché quando sono venuta qui a Maratea 60 anni fa, era veramente una promessa. Cioè, tu pensavi veramente di farti la tua famiglia, la tua vita, e di poter dare un futuro ai figli. Adesso invece i ragazzi sono partiti, i ragazzi se ne vanno. E pensate, c'è stata anche la mancanza di educazione e di formazione a questi ragazzi, perché se questi ragazzi vanno in Inghilterra, vanno in tante parti d'Europa per andare a guadagnare tra l'altro 2.000 euro, e ce li devono spendere tutti, va bene, perché ce li devono spendere tutti, potrebbero benissimo, se ci sono le condizioni, se c'è la possibilità, diciamo, di fermarsi su questo territorio, ma noi veramente questa comunità può rivivere. Ecco, io quello che dico è questo: non lasciatevi sfuggire questa opportunità. È una formazione questa veramente, non ha nessuna presunzione, è gente semplice, ognuno con la sua preparazione. Ma non ha la testa, non si è montata la testa. Io lo vedo, in effetti sono delle persone che io ho imparato veramente ad apprezzare e sono veramente contenta di stare insieme a loro. Chiudiamo che fa freddo, io mi sono congelato, eh? Voi parlate, eh? Qui a chiacchiere, eh? È vero papà? Allora io vado alla conclusione, perché è tardi ed è normale, insomma, andare pure a cena. Nel 64 d.C., con l'incendio di Roma, Nerone approfittò per ricostruire tutto. Cioè, se è vero che troviamo oggi la Maratea decadente, è anche vero che abbiamo una grande opportunità, quella di ricostruire. Non è per fare le cose che già sono fatte, perché altrimenti mi sono staccato, voglio dire. Sappiamo che ormai Maratea, da quel certo punto di vista, è un uomo morente. Daniele gli ha dato un colpo finale, è finito. C'è l'idea di una Maratea costruita negli anni 50-60, non c'è più, e la sfida più grande sarà quella di crearne una nuova. E quale se non l'impegnarsi per la nuova progettazione urbanistica di questo paese? Ma è una sfida che lascia il cuore palpitante, cioè mettere mani su una nuova Maratea, ricostruirla, rivederla. Ma pensate cosa può essere la nuova area marina protetta, ma anche là, l'idea di dare nuove professionalità, di cercare di far tornare i nostri figli, isto a scuola. Ogni 5, quando finisce il compito del docente, il lavoro del docente è un lavoro fantastico. Stiamo sempre a contatto con i giovani, ma vi posso garantire che ogni anno, quando vanno via, il cuore si stringe, perché sai già che non li vedrai più. Rigenerare Maratea, ricostruirla, significa riprogettarla
in virtù delle nuove professioni che stiamo creando. Ma chi mai avrà pensato che da Maratea uscivano design della moda, progetto design, architetti nuovi, ingegneri cioè oggi abbiamo un valore, una ricchezza culturale che molti anni fa non avevamo. Quindi la nostra sfida è questa, la nostra sfida sta proprio nel riprogettare Maratea e riprogettarla con il canone di una città moderna. Dobbiamo riprogettarla riprendendo quel senso di comunità che abbiamo perso, dare la mano a chi sta dietro, agli ultimi, lo dicevamo prima, i Giardelli, è vero, stanno male, ma la sfida sarà nel riportare quelle persone al centro della nostra comunità, ma come un villaggio primavera, ma come di massa, insomma è questa la nostra grande sfida, è questa a partire dal basso ed è qui che dobbiamo trovare l'entusiasmo. Ripeto, Nerone ha approfittato dell'incendio, noi approfittiamo di sto periodo. Io voglio lasciarvi con questa idea, se no andiamo a casa stasera e eravamo mortificati. Cioè siamo scesi in campo per rivoluzionare tutto, se no ce li stiamo a casa, va bene? Allora io vi ringrazio, chiamo Francesco l'architetto a chiudere la serata. Se vi abbiamo ammorbato ci dispiace, però voglio dire, la prossima volta venite più, insomma, di più, perché abbiamo tante cose da raccontarvi. Architetto. Ci avviamo alle conclusioni, sperando di aver aperto un dibattito al quale tutti quanti possano attingere. L'8 e il 9 di giugno molti di voi andranno a votare e quindi potete valutare le cose che dice questa compagine con quelle cose che dicono e scrivono le altre compagini. Abbiamo messo le nostre persone a servizio di questa comunità, quindi ci auguriamo che decidiate al vostro interno, facendo tutte le riflessioni possibili, per dare un futuro migliore a Maratea. Noi speriamo che Progettiamo Maratea vi possa essere di supporto. Vi ringraziamo per essere presenti e pensiamo di poter fare insieme a voi una festa il giorno dopo delle elezioni.